non solo ciclismo in occasione dei campionati italiani di ciclocross organizzati dalla ASD Narducci Team Edil Luigi Cofano, ma anche cultura e storia grazie al presepe vivente che i tanti sportivi hanno avuto l'occasione di visitare in questi giorni. Un presepe vivente che è una sintesi della storia, della cultura e della civiltà contadina pezzina. Uno spettacolo nello spettacolo sportivo che ha reso ancora più emozionanti e ancora più belli questi campionati italiani a Pezze di Greco. Gioele Bertolini, il campionato tricolore è uno degli appuntamenti della stagione, oggi bisogna dare il massimo. Sì, è l'appuntamento della stagione, dobbiamo dare il massimo e vediamo come va. Che tipo di percorso vi aspetta? È un percorso molto veloce, sarà difficile fare la selezione, però ci proveremo e vedremo come andrà. Manuel, che tipo di percorso vi aspetta? Ma decisamente è un percorso tecnico, veloce, molto asciutto, poi la giornata di oggi è molto calda, difatti ho visto il termometro prima di partire, venire qua, misurava 20 gradi, è una bella giornata e vediamo di far bene. Nadir, dopo un brillantissimo Giro d'Italia, oggi sei chiamato a un'altra importante prova. Sì, oggi è un percorso molto bello, siamo qua tutti schierati per questa maglia, che si sa è una gara a sé, però comunque sarà dura, il favorito non sono io di certo, perché comunque Gioele è un avversario durissimo da battere, però farò il possibile per dare qualcosa a questa gara e lasciare il mio nome in un bel albo d'oro di questa manifestazione. Una delle gare più attese nel campionato italiano ciclocross di Pezze di Greco, quella riservata alla categoria Under 23, una delle prove che si attendono più combattute dell'intera due giorni tricolore a Pezze di Greco, organizzata dalla ASD Narducci Team Edil Luigi Cofano. Tutto è pronto per la partenza di questa gara, favorito da pronostico quel Gioele Bertolini che ha appena vinto il Giro d'Italia di ciclocross e che lo scorso anno ad Orvieto ottenne la maglia tricolore. Attenzione però anche al giovane Manuel Todaro, Selle Italia Guerciotti Elite, campione italiano uscente per quanto riguarda la categoria juniores, a Luca De Nicola della società sportiva Lazio Ciclismo e a Nadir Colledani della Trentino Rosa Anima Nera, guidato dal grande Daniele Pontoni, il grande protagonista della stagione ciclocross. Una partenza che vede subito Gioele Bertolini in testa, vedete la maglia della Selle Italia Guerciotti per l'atleta diretto da Vito Ditano, che all'interno di questa organizzazione sono le terre queste del grande Vito Ditano, e subito prova a fare la differenza Gioele Bertolini. Avete visto come ha guadagnato subito qualche metro di vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori, è seguito da Tommaso Caneva della Sportivi del Ponte, Nadir Colledani e quindi Moreno Pellizzon, Luca De Nicola e poi via via tutti gli altri. Notevole l'abilità di Gioele Bertolini, che affronta senza scendere dalla bici il tratto in ostacoli e la salita. Soltanto lui e Marco Aurelio Fontana sono riusciti in questa impresa. È già uno show per Gioele Bertolini, vincitore quest'anno, come vi ho anticipato, del Giro d'Italia di ciclocross, dove ha conquistato importanti successi e anche importanti traguardi parziali. Sfilano davanti alla nostra telecamera tutti gli altri partecipanti alla prova, anche gli atleti della società sportiva Lazio. Siamo ancora con Gioele Bertolini in testa alla corsa, l'atleta della Selle Italia Guerciotti ha fatto la differenza sin dalle prime fasi di gara e adesso ha una bella margine di vantaggio nei confronti dei primi più immediati inseguitori. Alle sue spalle scorgiamo la maglia della società sportiva Lazio di Luca De Nicola, dietro di lui in casacca Trentino Rosa Anima Nera Nadir Colledani. Queste le posizioni in testa alla corsa riservata alla categoria Under 23, spettacolo del grande pubblico presente a Pezze di Greco. Continua nella sua azione Gioele Bertolini nel tratto con i fossi naturali, in cui rilancia continuamente l'andatura, quindi De Nicola e Colledani alle sue spalle, che in questo frangente si sono leggermente avvicinati all'atleta della Selle Italia Guerciotti.
In quarta posizione abbiamo Moreno Pellizzon, quinto è Tommaso Caneva della Sportivi del Ponte. E poi seguono gli altri partecipanti alla corsa, una Manuel Todaro che ha avuto qualche inconveniente nelle prime fasi di corsa, adesso sta piano piano recuperando la maglia tricolore uscente per quanto riguarda la categoria juniores. Cambiano le posizioni alle spalle di Gioele Bertolini, adesso avete visto come Nadir Colledani si sia portato in seconda posizione dopo aver superato quindi Luca De Nicola. E avete visto come in questo frangente Gioele Bertolini abbia affrontato gli ostacoli scendendo dalla bici. Quindi è la volta di Pellizzon, seguito da Manuel Todaro, che sta facendo una bella rimonta dopo una partenza caratterizzata da qualche problema. Adesso sta rimontando con decisione l'atleta milanese, che viaggia in quinta posizione. La volta di Michael Capati del team bike Todis di Rieti, inquadrato dalle nostre telecamere. Ancora altri passaggi in testa, ricordiamo c'è sempre Gioele Bertolini alla sua ruota, Nadir Colledani è in terza posizione, Luca De Nicola, questo è il terzetto che guida la corsa riservata alla categoria Under 23 che assegnerà il campionato italiano di ciclocross. Ci troviamo, gentili telespettatori, a Pezze di Greco nel comune di Fasano, con l'organizzazione affidata alla ASD Narducci Team Edil Luigi Cofano. Stiamo seguendo le fasi centrali di corsa per quanto riguarda una delle gare più attese, quella riservata agli atleti con meno di 23 anni. Il campione uscente Gioele Bertolini è in testa alla corsa, quest'anno ha vinto come nella passata stagione anche il Giro d'Italia di ciclocross, dove ha battuto anche atleti della categoria Elite. E continua a spingere ancora in testa alla prova. E adesso vedete come in quarta posizione si sia portato Manuel Todaro. Ottima la rimonta di Todaro. E poi continuiamo a seguire i passaggi di fronte alla nostra telecamera, con altri atleti che vanno a transitare alle spalle dei primi tre della prova, che sono seguiti da Manuel Todaro e poi da un gruppo più numeroso. Cambiano le posizioni in testa. Nadir Colledani, una volta raggiunto Gioele Bertolini, si porta alla comando, mentre si mantiene in terza posizione Luca De Nicola. Siamo ancora ad un ennesimo passaggio in questa arena di pubblico sul strappo, con gli ostacoli artificiali a precedere questo tratto particolarmente impegnativo. Guardate Manuel Todaro come si sia avvicinato al terzetto di testa, l'atleta di Castano Primo sta recuperando metro su metro. E adesso la caduta, attenzione, scivolata per Moreno Pellizzon, che va a compromettere quella che fino a questo momento per lui era stata un'ottima gara. Adesso ovviamente ha perso contatto nei confronti della testa della corsa. Qui vediamo ancora una volta Michael Capati, inquadrato dalle nostre telecamere. E tra non molto andremo a seguire ancora una volta la testa della corsa, dove si è riportato dopo un lungo inseguimento Manuel Todaro. Quindi sono in quattro De Nicola, Colledani, quindi Bertolini e Todaro nell'ordine in testa alla corsa. Quattro uomini al comando, che stanno vivacizzando questa parte centrale della gara riservata alla categoria Under 23 del campionato italiano di Pezze di Greco. De Nicola in testa, Colledani in seconda posizione, Bertolini in terza, mentre abbiamo Todaro in quarta piazza, che è stato autore di una grande rimonta dopo un avvio in cui aveva avuto qualche problema. Adesso sta lottando anche lui per il titolo di campione italiano. Più indietro tutti gli altri, questo quartetto che verosimilmente si andrà a giocare il titolo tricolore in questi campionati italiani organizzati dalla ASD Narducci Team Edil Luigi Cofano. Attenzione all'attacco di Nadir Colledani, Trentino Rosa Anima Nera, che prova a fare il vuoto in questo tratto particolarmente veloce. Non rispondono gli altri fino a questo momento, vedete come Todaro in seconda posizione, De Nicola in terza, Bertolini in difficoltà, probabilmente un guaio tecnico per Gioele Bertolini, che è stato costretto quindi a rallentare
e a perdere notevole posizione. Eccolo, eccolo Gioele Bertolini che ha dovuto cambiare la bici e per lui adesso un ritardo davvero pesante nei confronti della testa della corsa. Cambia decisamente la prova della categoria Under 23 in cui Gioele Bertolini era il grande favorito. Nadir Colledani in testa, adesso ha fatto il vuoto l'atleta della Trentino Rosa Anima Nera. Dietro di lui nessuno riesce a tenere il suo ritmo. A questo punto Colledani, grazie all'assenza di Bertolini, vede davvero concretizzarsi la possibilità di ottenere la maglia tricolore. Eccolo Nadir Colledani al passaggio dagli ostacoli artificiali e poi alla successiva salita che lo porta nella parte alta del percorso, solitario al comando Nadir Colledani. Alle sue spalle la coppia composta da Luca De Nicola e Manuel Todaro che stanno inseguendo con appena 10 secondi di distacco. Più indietro altri atleti con Perna, Caneva e via via tutti gli altri. Vediamo anche Bertolini che ovviamente a questo punto è il suo show, la sua rabbia di un incidente meccanico che davvero non ci voleva. In una fase di corsa concitata in cui si stava decidendo l'evolversi della gara, per lui davvero tanta sfortuna. A questo punto possiamo dirlo decisamente tagliato fuori dai giochi per il successo finale. Solitario al comando Colledani, sempre più solo in testa alla corsa Nadir Colledani, che ormai si vede sempre più consolidare questo sogno per lui. Atleta giovane, atleta diretto da un grande del ciclocross come Daniele Pontoni nella Trentino Rosa Anima Nera. Alle sue spalle la casacca della SS Lazio e quella di Luca De Nicola, che ha staccato di qualche metro Manuel Todaro, che adesso viaggia in terza posizione. Queste le posizioni per quanto riguarda coloro che dovrebbero in teoria salire sul podio. Ultimo giro, ormai Nadir Colledani, Trentino Rosa Anima Nera, non ha più rivali. Si appresta quindi a conquistare la sua maglia tricolore. C'è grande emozione soprattutto per il grande Daniele Pontoni che lo sta attendendo sul traguardo per abbracciarlo e per complimentarsi con questo giovane atleta della Trentino Rosa Anima Nera che quest'oggi ha corso alla grande, è riuscito a sfruttare al meglio la situazione che ha visto uscire di gara per il successo Gioele Bertolini, e adesso sta per andare a conquistare con tutto il diritto la maglia di campione italiano. Secondo è sempre un bravissimo Luca De Nicola della SS Lazio, per lui un posto sul podio importante al termine di questo campionato italiano, e terzo un altro atleta che quest'oggi ha avuto una partenza non proprio fortunata con un incidente, poi è riuscito però a recuperare alla grande, addirittura è arrivato a giocarsi il successo. Sto parlando di Manuel Todaro della Sella Italia Guerciotti, al primo anno nella categoria Under 23 ha dimostrato un'ottima qualità, e questo invece è il grande sconfitto di quest'oggi, vittima anche un po' di sfortuna per Gioele Bertolini che a questo punto sta cercando di portare a termine la prova senza ovviamente velleità per quanto riguarda il risultato finale. Ne approfitta però per dare show, per dare spettacolo al pubblico di Pezze di Greco che non smette di applaudirlo. Guardate lo spettacolo di Gioele Bertolini che nonostante la sfortuna regala grandi emozioni al pubblico, ma è il momento di celebrare il nuovo campione italiano della categoria Under 23. Nadir Colledani, Trentino Rosa Anima Nera, vince la prova tricolore per gli Under 23, abbracciato da Daniele Pontoni che si complimenta con il suo giovane pupillo per questo importante risultato. Daniele Pontoni, uno dei grandi del ciclocross italiano del passato, ha avuto la possibilità di vincere anche come direttore sportivo. Seconda posizione per Luca De Nicola, terzo Manuel Todaro della Selle Italia Guerciotti. No fear.
Nadir, l'emozione è fortissima, hai fatto la gara della vita. Sì, non ci credo ancora. Questa settimana stavo bene, sapevo che qualcosa potevo dire. Poi magari sono stato anche un po' fortunato, però ce l'ho fatta e ringrazio tutte le persone che mi sono state vicino, che mi aiutano. Il Dani che mi grida, però so che lui lo fa per il mio bene. Marco Trentin, che è un'altra persona che mi bastona qualche volta, però grazie a lui anche sono qua. La mia famiglia che si è fatta 1000 chilometri, quindi ringrazio tutti e oggi è stata una bellissima giornata che ricorderò per sempre. Dato il meglio di te su un percorso straordinario. Sì, oggi siamo partiti che ho avuto qualche problema alla partenza, poi ho visto che Bertolini non ha affondato, che solitamente lui nei campionati italiani cerca di andare via all'inizio, poi ho visto che è caduto, non ho bene capito cosa è successo, lì ho fatto tra virgolette la bastardata, però è l'unica cosa che dovevo fare, accelerare, cercare di prendere più vantaggio possibile, ce l'ho fatta. E fino a 5 metri dall'arrivo non ci credevo, penso che adesso comincio a realizzare, quindi va bene così. Una dedica per questa bellissima maglia tricolore? Sì, alla mia famiglia, a Pontoni, a Trentino Rosa, alla mia ragazza, tutte le persone che mi vogliono bene, che ce n'è, so che ce n'è, quindi un bacio a tutti. Qui a Pezzi di Greco oggi c'era davvero il pubblico delle grandi occasioni, la Puglia ha risposto alla grande, alla chiamata del campionato italiano ciclocross. Sì, è stato un evento veramente eccezionale, abbiamo visto una grande partecipazione, un folto pubblico, molti appassionati e un particolare ringraziamento va dato a tutti gli organizzatori, ai volontari che si sono prestati con la loro opera per mettere questa bellissima manifestazione. Speriamo appunto in questo circuito di avere altre occasioni per poter far apprezzare il nostro territorio a tutti i turisti che possono poi venire qui nella nostra Puglia. Non solo il territorio, qui avete un autentico monumento come Vito Di Tano. Sì, Vito Di Tano è sicuramente una persona straordinaria perché tutti lo conosciamo come campione mondiale e quindi a lui dobbiamo questo grande successo.